le riunioni preparatorie per il venerdì vintage erano diventate più rumorose e partecipate della serata stessa. C'erano tutti e tutti volevano decidere quali canzoni proporre. Nello il napoletano insisteva nel dedicare la serata ai melodici napoletani. Fabrizio il toscano voleva soltanto le meteore, quei brani e cantanti che avevano partecipato magari soltanto una volta al Festival di Sanremo. Alberto il milanese invece voleva solo fusion. Marcello il calabrese proponeva arie d'opera. Insomma, tutti parlavano cercando di superare le voci degli altri. Achille ed Ecuba, i cagnolini di Ettore ed Elena, stavano vicini vicini e si erano messi ad abbaiare anche loro per far capire che avrebbero voluto soltanto canzoni romantiche. Ad un certo punto un urlo sovrumano superò tutto quel parlare. Era Ettore che con gli occhi di fuori cercava di portare la calma. Silenzio, basta, adesso decidiamo Elena ed io come sempre, altrimenti non ne usciamo. Gli altri protestarono per un po', però poi si convinsero che forse era la soluzione migliore. Elena sottolineò le parole di Ettore aggiungendo: venerdì prossimo lo dedicheremo agli anni 80. Qualche mugugno fu subito messo a tacere da Ettore, che disse: e che anni 80 siano. Andatevene a casa. Con Elena ci dobbiamo mettere a scrivere le presentazioni e scegliere i brani. Buona serata a tutti. Ci vediamo venerdì. La sera del venerdì arrivò, il salone era stracolmo. Don Bimba riusciva a stento a mantenere un po' d'ordine. Chiese a Mariuccio, il portinaio, di chiudere la porta per non far entrare altra gente. Ormai si era al limite del concesso. Ettore ed Elena salirono il palcoscenico ringraziando la band, preti e monache musicanti. Poi Ettore invitò Elena a dare inizio allo spettacolo. Questa sera abbiamo deciso di dedicarlo agli anni 80. Abbiamo scelto brani che sicuramente conoscete, quindi possiamo iniziare subito. Nello il napoletano gridò: voglio un jeans e una maglietta di Nino D'Angelo. Fu sommerso da tantissimi Elena riprese la parola: tranquilli, ormai abbiamo preparato questa scaletta, quindi iniziamo subito. Era il 1983. Due ragazzi torinesi scrissero e interpretarono un brano che divenne in poco tempo un successo internazionale. Lo scrissero in spagnolo, pensate un po'. Non ci sono molte parole da cantare. Pensate che il tormentone fu citato nel dizionario Zanichelli. Loro erano i Righeira e cantavano Vamos a la playa. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa. La bomba estalló, la radiación tú estás, rematízate azul. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Sono andato fuori. Ettore rispose così. 1987. Un terzetto fantastico vince il Festival di Sanremo con un brano che poi diventerà l'inno ufficiale della nazionale cantante di calcio, nella quale tutti e tre giocavano. Loro sono Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi. Il brano che canteremo insieme questa sera è Si può dare di più. Si può dare di più perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può dare di più. Scusa maestro, vogliamo mettere l'applauso ogni fine esibizione? Sì, grazie. Mettiamo l'applauso ogni fine esibizione. Ce lo meritiamo.
soprattutto lei, Marcello, anche perché questa l'avevamo provata in maniera completamente diversa. Allora rifacciamo come la facciamo, l'abbiamo provata. Esatto, grazie. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai, se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può. La sua regina si classifica quindicesima al Festival di Sanremo del 1989. Uno dei brani presenti nel film Notte prima degli esami, scritta e interpretata da Raffaele Rievoli. Chi è, direte voi? Vediamo un po', chi lo sa? Nello? Alberto? Chi è Raffaele Rievoli? Io mi ricordo una pizzeria a Napoli, vero? Vabbè, ma smettila! È Raff! È Raff! Bravo, benissimo, maestro Marcello. Con cosa resterà di questi anni 80? Anni come giorni son volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi, anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni ottanta, afferrati, scivolati via? Cosa resterà? La radio canta una verità dentro una bugia. Ettore calò l'asso che aveva tenuto nascosto anche ad Elena. Werner Thomas, musicista svizzero, negli anni 50 scrisse Der Ententanz. Questo neanche lei, maestro Cirillo, lo no, sa. No, no. Un brano che poi fu tradotto in tutto il mondo, diventando una hit internazionale. Coloro che hanno dimestichezza con la lingua tedesca avranno già capito di che cosa si tratta. Il brano fu adattato in Italia da Tony Randall e Lorenzo Raggi. Sentite la musica del maestro Alessandro, sentite che sta arrivando. Era il 1981, uno dei brani che fanno parte dell'album Felicità di Albano e Romina Power. Il titolo ormai l'avete capito. Lo questo sapete. È il ballo del qua e di un papero che sa fare solo qua 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 qua. Mamma papera e papà con le mani fa qua qua, e una piuma vola su di qua e di là. Ritornello. Prendi sotto braccio la felicità, basta aver coraggio all'arrembaggio col qua qua qua. Il tripudio, non ci sono gli applausi. No, io no, non so che fare. No, io mi fermo. Il tripudio, grandi applausi per favore. Daniele, il tripudio. Il tripudio, il tripudio, il tripudio, il tripudio. Fu generale, tutti ballavano, cantavano, ridevano, ma una voce si levò sulle altre. Scusate, ma Nino D'Angelo quando fa cinque?
Grazie, grazie tantissime a Massimo 5. Grazie Massimo. Vado via? No, che vieni, rimani qui con noi, ma scherzo, ma certo, devi rimanere con noi.